In questo video andremo a vedere un'altra tipologia di stampa, che è la stampa combinata. Essa si compone dalla stampa inversa più una stampa in rilievo, quindi avremo una parte completamente liscia al tatto e una parte che presenterà un rilievo. Come modello abbiamo uno scudetto di una squadra di calcetto locale in cui la parte anteriore sarà in rilievo, quindi ruvida al tatto, con questo filamento blu glitterato, e la parte posteriore invece avremo una scritta completamente liscia. Come infatti possiamo notare, abbiamo una parte liscia e una parte in rilievo. Questo metodo di stampa, anch'esso è semplice da fare, si compone nell'utilizzo, anzi nella combinazione delle due tecniche che abbiamo visto in precedenza. Nel video vedrete un piccolo errore di stampa che c'è stato perché l'ugello è andato a collidere con la I e con la L, con la A della scritta Villacidro. E in questo caso qua, sfortunatamente, abbiamo perso un portachiavi. Nel tutorial che andremo a vedere, ne stamperemo 4 contemporaneamente. Per avere questo genere di stampe, crea un modello che presenta due rilievi, un rilievo nella parte anteriore e un rilievo nella parte posteriore. Nella parte anteriore, in questo caso, avrò i loghi della squadra, mentre nella parte posteriore ho la scritta della promozione C1 con l'anno. Quindi entrambi sono in rilievo. Diciamo, nella parte posteriore non mi interessa avere un rilievo di qualche millimetro, l'importante è che sia almeno di 2 decimi di millimetro rispetto alla stampa inversa, quindi alla tipologia di stampa che voglio fare. Nella parte anteriore invece devo andare a considerare un rilievo che rispecchia le mie condizioni di progetto. Una volta quindi realizzato il mio disegno, posso andare a salvare e esportarlo e successivamente andare ad aprire con cura. Una volta aperto cura, posso andare a importare il mio modello, quindi lo scudetto. Vado a capovolgerlo, quindi lo posiziono nel piatto. Ok, vado anche a specchiarlo e vado a inglobarlo nel piatto. Ok, io qui so che devo scendere di 3.1 perché il modello totale era alto 3.3. In questo video però voglio farvi vedere come si fa a stampare più pezzi contemporaneamente. Quindi seleziono il modello, posso andare a moltiplicarlo, per esempio faremo 4 scudetti in totale, e vado a posizionarli nel piatto. Io di solito li posiziono, diciamo, in maniera simmetrica, quindi con una certa regolarità. Una volta posizionati i modelli, andrò a inglobarli uno a uno nel piatto, quindi meno 3.1 in tutti i modelli. Vado a controllare che ho effettivamente 1 decimo di millimetro, vado a fare un sezionamento e mi aspetto di avere due layer. Sì, infatti abbiamo due layer, quindi ogni layer da 1 decimo di millimetro. Io sono solito, diciamo, rinominarli per step. Ho un primo step di colore blu che è la scritta, quindi questa stampa la chiamerò 1 blu. Vado a salvare il file. Ok, una volta salvato il file, dobbiamo andare a ripristinare tutti questi scudettini, quindi li porterò tutti a zero. Nei video non voglio saltare passaggi in modo tale da far vedere effettivamente come avviene tutto il processo, quindi scusate se magari sono un po' lunghi, mi devo ricordare di andare a specchiarli. E vado a ribaltarli. Qui però dobbiamo fare attenzione, perché se io vado a vedere, ok, il mio modello non appoggia tutto lo scudetto, ma come appoggio avrò prima la scritta. Quindi devo andare a inglobare tutti questi pezzi, li ingloberò di meno 1.1. Ci manca il cubetto da acquisire nello slicer, lo posiziono all'inizio dell'origine della stampa. Che più cubetto in questo caso è un parallelepipedo. Vado ad aumentare l'altezza del layer passando da 0,1 a 0,2 perché prima avevamo due layer da 0,1. Vado a fare uno slicing e a vedere l'anteprima e posso vedere che quindi non ho la scritta ma avrò direttamente il mio scudetto stampato. Vado a identificare il punto di cambio layer e posso vedere che è identificato col layer 10. Adesso vado a salvare il file. Lo chiameremo direttamente scudetto perché dobbiamo andare a modificare il G-code. Una volta salvato, vado ad aprire la cartella, apro il G-code scudetto con un blocco note e vado a modificarlo. So che il mio cambio filamento è dal layer 10, per cui partendo nel G-code dal layer 0 devo andare a ricercare il layer 9.
Ok, identificate layer 9, per cui dall'altezza z uguale 2 vado ad eliminare tutta la fine dell'istato G-code finché non incontro i punti di spegnimento dell'estrusore del piatto. Ok, quindi questo sarà il mio secondo colore e lo chiamerò 2 giallo. Ora CTRL Z, ritorno alla layer 9. Da qui vado ad eliminare tutto fino all'inizio dell'istato. Anche qui vi ricordo che c'è il video precedente in cui ho spiegato tutti questi passaggi. Vado a prendere il valore dell'estrusore e lo incollo in G92. Ok, salvo questo file e sarà il 3 blu. Ci ricordiamo che i file vengono salvati con estensione .txt, quindi vado a cambiare l'estensione, sarà .gcode. Ok, una volta che abbiamo i nostri tre file, possiamo andare a salvarli nella scheda di memoria e andare in stampa. Possiamo andare ad avviare la prima stampa, quella delle scritte, quindi uno blu. Ok, una volta finita la stampa, continuiamo a preriscaldare e andiamo a togliere il filamento. Andiamo a mettere l'altro filamento giallo. Vado a pulire il piatto e a togliere lo skirt. Una volta pulito il piatto, procedo allo spurgo del filamento. Un metodo anche per spurgarlo bene è quello di far arrestare lo spurgo, quindi l'ingresso del filamento, e poi farlo ripartire. Vedete? Infatti c'era ancora un po' di blu. Di nuovo. Ok, una volta spurgato, possiamo andare a far partire la seconda stampa, che sarà il giallo. La stampa finita, continuiamo a preriscaldare, andiamo a togliere il filamento giallo, andiamo a inserire il filamento blu, vado ad alzare l'asse Z di qualche centimetro e vado a spurgare. Una volta spurgato vado ad avviare l'altra stampa. Possiamo vedere che si posiziona infatti a 1,5. Adesso piano piano il nostro asse Z tende a posizionarsi a 2 mm nell'ultimo punto di stampa del G-code. Poi si sposterà subito nel cubetto. Come possiamo vedere, inizia subito a stampare sul cubetto, quindi avremo una prima parte stampata nel cubetto di blu. E sta già iniziando subito a stampare la scritta nei nostri scudetti. Ok, la stampa è terminata. Andiamo a togliere lo skirt, il nostro cubetto. Ecco qua. Come possiamo vedere, abbiamo una parte anteriore in rilievo, quindi è una stampa combinata in cui la prima parte stampata è la scritta, che poi verrà inglobata nello scudetto giallo, e per ultimo abbiamo stampato il logo blu.
In questo caso qui siamo stati sfortunati perché uno l'abbiamo perso, perché la scritta Villa Cidro la si è staccata nel momento della stampa. Nelle prossime stampe di questi scudetti sicuramente ne stamperò 9 contemporaneamente, perché ci stanno tranquillamente nel piatto. Per ragioni di tempo nel video ne ho messo 4. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like.